ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue... Sono Umberto Segreto, papà di Gabriele Segreto, che sta partecipando a questo torneo, a questi giochi per bambini che comunque sono importanti per la loro crescita, sportiva. Sono momenti di svago, di divertimento, non tanto di agonismo, perché devono solo divertirsi e provare a sviluppare il loro senso sportivo del tennis. Una giornata di spensieratezza, insomma, di divertimento e di pura passione sportiva per i nostri figli. E queste iniziative sono importantissime, sarebbero da farne tante, non sporadicamente, ma dovrebbero essere degli appuntamenti periodici sempre per far crescere l'attività sportiva dei nostri figli e farli divertire nel quotidiano, non soltanto una volta ogni tanto. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un olivo, convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna, ragazzo, sogna quando lei si volta. In questa giornata di festa, diciamo, per i ragazzini, è la prima di, speriamo, tante altre qua ai campi a Termini Viadori. Infatti speriamo ci siano tante altre manifestazioni come queste per fare divertire i nostri ragazzini, e speriamo che col tempo possano diventare sempre di più. Di questa bella giornata sicuramente ci portiamo un bel ricordo, dove tutti i ragazzini, chi più chi meno, si porteranno ovviamente belle esperienze, si sono divertiti tutti e porteranno con loro anche tantissime nuove amicizie. Tra le finalità principali c'è quello di portare il tennis in un territorio dove di tennis se ne parla poco, ovvero Termini Viadori. Gli obiettivi prossimi sono quelli di far conoscere a più gente possibile questo meraviglioso sport. Saluto tutti gli amici che ci seguono, seguono il Terme tramite noi, tramite l'SD Tennis Terme. Per le iscrizioni vi potete rivolgere o al presidente dell'associazione Santino Genovese oppure a me. Comunque trovate tutte le informazioni anche su Facebook. Sogna, ragazzo, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Oggi ci troviamo qui per il raggruppamento provinciale della categoria Red del progetto FIT Junior Program della Federazione Italiana Tennis e Padel. Ci troviamo in un raggruppamento con tre squadre della provincia: la nostra, la Filari Tennis School di Venetico, l'associazione ospitante che è il Circolo dei Terme Vigliatore e il Circolo di Saliceto. Questa è una competizione ideata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per avviare i bambini alla competizione. Oggi svolgeranno queste mini partite in dei campi ridotti, proporzionati alle loro capacità tecniche e coordinative, in modo da riuscire a portare avanti appunto un'esperienza di gioco che possa essere quanto più possibile veritiera per loro, in modo tale da poter sfruttare le loro capacità. I bambini hanno proprio bisogno di iniziative del genere. Questa è una giornata promozionale. Il FIT Junior Program ha proprio l'intento di avviare i bambini all'attività ludico-ricreativa per potergli far fare una esperienza di gioco quanto più simile a quella degli adulti.
l'idea di farli giocare con attrezzatura ridotta e proporzionata alle loro caratteristiche fisiche, i campetti sempre in forma ridotta, appunto agevola le loro azioni di gioco e gli fa avere appunto un'esperienza quanto più possibile diciamo veritiera al tennis dei grandi. Sicuramente Sinner sta dando una grandissima spinta, ma anche i risultati della nostra selezione di Coppa Davis, la vittoria della Coppa Davis ha dato lustro al tennis italiano. Il messaggio è sicuramente quello che a tennis può giocare chiunque, i bimbi hanno la possibilità nelle scuole tennis della Federazione Italiana Tennis e Padel di crescere in maniera sana, di crescere con tecnici preparati per accompagnarli nel loro percorso di crescita sia sportivo che di vita. E noi maestri ci portiamo un ricordo molto bello, perché lavorare quotidianamente con questi bambini, che poi hanno la possibilità di confrontarsi anche al di fuori del loro circolo, per la totalità di questi bambini oggi è praticamente la prima esperienza fuori delle mura amiche del proprio circolo, è sicuramente per noi molto soddisfacente vederli divertirsi, si divertono, giocano insieme agli altri, hanno fatto nuove amicizie e hanno messo in pratica quello che hanno imparato in questi mesi di scuola tennis, e speriamo che ci siano sempre più occasioni del genere. La federazione si impegna tanto nell'organizzarle e speriamo che sempre più bambini partecipino a questo tipo di attività. Scrivere, strappare delle pagine, usare l'inchiostro invisibile per poterlo nascondere e non lasciarne traccia. Non so se sarà poesia oppure solo carta straccia. Quando ho solo 20 anni, ma sai che cosa sento? Tutta la vita davanti, eppure sto perdendo tempo. C'è chi corre perché scappa, pochi corre perché insegue. Io corro perché solo quello mi fa stare bene. Federazione Italiana Tennis e Padel, sia a livello nazionale ma soprattutto noi come comitato regionale, stiamo investendo tanto tempo, stiamo investendo tante risorse per il tennis inclusivo. La categoria wheelchair siciliana è il fiore all'occhiello appunto di tutta la nazione, abbiamo tantissimi bambini che praticano questa disciplina e noi come federazione stiamo cercando di agevolarli in tutto e per tutto per potergli permettere di crescere, di divertirsi e di giocare a tennis come tutti i loro coetanei normodotati e non. Lo voglio scrivere, cancellare e riscrivere, strappare delle pagine, usare l'inchiostro invisibile per poterlo nascondere e non lasciarne traccia. Non so se sarà poesia oppure solo carta straccia. Quando ho solo 20 anni, ma sai che cosa sento? Tutta la vita davanti, eppure sto perdendo tempo. C'è chi corre perché scappa, pochi corre perché insegue. Io corro perché solo quello mi fa stare bene. Salgo sopra questo palco per giocare con la vita, ma se mi si spezza il fiato, se poi spezzo la matita, più basso il punto di partenza, più alta è la salita, ma spero che il panorama valga tutta sta fatica. Non so che cos'è l'amore, ma a volte lo percepisco in un tramonto, uno sguardo, un disco. Se mi guardo attorno penso che sono fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato.